Buongiorno a tutti e benvenuti a Vox Populi. Anche oggi tre persone fermate in maniera casuale nelle vie di Voghera risponderanno alla domanda sull'argomento del giorno. Da qualche anno sembra che non si possa più fare a meno del cellulare. Mentre mangiamo, guidiamo, siamo fuori con gli amici, stiamo aspettando l'autobus o addirittura mentre camminiamo per strada. Per diminuire il rischio degli incidenti causati dagli smartphone, in Germania sono stati installati dei semafori a terra che aiuteranno i pedoni a capire se possono attraversare o meno la strada. Per la precisione, questi semafori sono stati installati alle fermate del tram ad Augusta, in Baviera. La trova una buona idea o forse si sta esagerando? Dunque, più che secondo me l'installazione di nuove tecnologie oppure nuovi metodi per cercare di evitare questo fenomeno, secondo me bisognerebbe avere un po' di coscienza e capire che determinati modi di fare che si fanno quest'oggi non sono corretti. Ecco, per esempio si parla appunto del cellulare, quindi secondo me cellulare alla guida è una cosa da effettivamente diminuire drasticamente. Io sono il primo che lo uso, ecco, però effettivamente non si capisce secondo me in Italia ancora la pericolosità di certe azioni e le loro conseguenze, ecco. Quindi dalle cuffiette in bicicletta per andare a fare il giro e non si capisce magari il clacson della macchina, al cellulare, a mille altri comportamenti scorretti che in Italia continuiamo a fare nonostante tutto. Quindi secondo me sono tante belle innovazioni, però prima delle innovazioni secondo me ci vorrebbe una coscienza pulita, ecco. L'idea non è sbagliata, però deriva da un'esagerazione dell'uso del cellulare da parte delle persone e di una mancata attenzione nel mondo circostante, di ciò che ci circonda. No, sarebbe anche giusto, perché finalmente si trova un modo per evitare incidenti tante volte inutili. Magari uno si distrae guardando il cellulare e per una distrazione può succedere un disastro. Per me sarebbe ottimo. Quindi lei è una di quelle persone che cammina con la testa bassa e lo smartphone in mano? Capita anche a me, capita, però se sono vicino a un incrocio o una strada, no, non lo guardo, attraverso, guardo le macchine intorno, o i pericoli. Purtroppo sì, quindi lo devo ammettere, sono una di quelle, e non solo, avendo anche dei bambini, se a me mi succederebbe qualcosa, chi guarderebbe i miei figli? Io sarei proposto anche da mettere da subito. Quindi secondo te bisognerebbe attuare delle campagne di sensibilizzazione per disincentivarne l'utilizzo mentre si è a piedi o in strada? Certo, tra l'altro ho visto anche in televisione stanno facendo una buona campagna sfondo nero con il personaggio che dice se non usavo però il cellulare magari mi salvavo. Ecco, la sensibilizzazione, forse questo è fin troppo esasperata, però una bella sensibilizzazione anche partendo proprio dalla scuola, incentivare proprio il fatto che ci sono delle regole da rispettare e bisogna rispettarle, ecco. Ma non è sbagliata, più che altro dovrebbe aiutare appunto le persone a capire che c'è un mondo intorno che non è legato al cellulare, e quindi di godersi anche quando una passeggiata piuttosto che stare attaccato agli amici col cellulare, che gli amici è meglio guardarli in persona piuttosto che scrivere attraverso un cellulare.